Quasi non mi sembra vero, ma finalmente si ritorna a parlare dell'MCU, finalmente si ritorna a parlare dei prodotti della Marvel che ci aspettano nel futuro, perché finalmente è arrivato il trailer di WandaVision e siamo qui per analizzarlo. Anche perché c'è da dire che secondo me nasconde un sacco di elementi importanti che ci proiettano verso il futuro dell'MCU e che si ricollegano a più film di quanto uno potrebbe pensare. Questo primo trailer è stato incredibilmente caotico, penso che la prima reazione di tutti sia stato un "Ah, bello! Non ci ho capito una mazza". Però dietro un'attenta analisi nasconde un sacco di elementi interessanti che in realtà secondo me ti fanno già capire gran parte della trama di quella che sarà la storia di WandaVision, che secondo me sarà anche una storia davvero davvero interessante perché ci sono tutti i presupposti perché lo siano. Nel video di oggi quindi andremo ad analizzare il trailer, andremo a fare le nostre teorie e ormai sapete come sono io con la Marvel, con le mie teorie, dunque siete messi in guardia. Ma prima di passare all'analisi, una rapida parola dal nostro sponsor. Vai, Gerry Scotti! Non so perché avete detto Gerry Scotti. Per il lancio di Zendikar Rising, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Magic the Gathering, ho ricevuto un misterioso forziere, ma solo risolvendo i numerosi enigmi sarei riuscito a mettere le mani sul suo bottino. Dopo aver scovato il pulsante segreto nel coperchio ed aver aperto il forziere, mi sono ritrovato con due scatole più piccole tra le mani. Entrambe erano sigillate da un meccanismo segreto. Il primo è stato facile da risolvere, bastava trovare la giusta direzione in cui girare i sigilli. Al suo interno, una marea di pacchetti di Magic e due piccole piramidi. Col secondo ho fatto più fatica, dato che non riuscivo proprio a capire dove sbattere la testa. Mi sono poi messo sotto con la scatola rimanente, scoprendo che uno dei tanti chiodi si alzava, permettendo al coperchio di slittare. Mi separava ancora un pannello dal tesoro finale e ho capito che le piramidi erano necessarie a far ruotare i meccanismi nel forziere. Usando dunque tutte e quattro le piramidi trovate nelle due scatole, le ho inserite negli appositi spazi e ho fatto girare i meccanismi finché non ho sentito scattare qualcosa. Sono così riuscito a rimuovere il fondo, rivelando il grande tesoro finale. Al suo interno, altri pacchetti, un set di terre e un di 20. Twittando l'account che potete trovare in descrizione, riceverete delle sfide personalizzate a tema Magic the Gathering, create da un bot speciale. E ora, mentre voi ritornate al video, per me è arrivato il momento di sbustare. Detto questo, possiamo cominciare. L'inizio del trailer ci proietta nella perfetta sitcom americana degli anni 50. WandaVision sono due novelli sposini che si godono la loro nuova vita, cercando di adattarsi al meglio nella cittadina di Westview, dato che lei è una strega e lui un androide. È anche tecnicamente un morto, però vabbè, quello ci arriveremo dopo. Nonostante questo, Wanda non rinuncia alle comodità della magia, usando i suoi poteri per sbrigare le faccende di casa, come ad esempio versare il vino. Il vino in questione, tra l'altro, si chiama Maison du Mépris, che si traduce in Casa del Disprezzo. Ma se noi girassimo la bottiglia si riuscirebbe a leggere soltanto Maison du M, ed è ovviamente un riferimento a House of M. Per chi non lo sapesse, House of M è una storia molto importante dove Wanda impazzisce e perde il controllo dei propri poteri, arrivando a trasformare l'intero mondo in una specie di realtà parallela, dove la sua famiglia è quella a controllare tutti e sono i mutanti ad essere la specie dominante, anziché la minorità. I due hanno invitato a cena dei vicini, i quali cominciano a fare domande un po' troppo scomode. Quando vi siete sposati? Come mai non avete bambini? Da dove vi siete trasferiti? E così via. Tutte domande alle quali né Visione, né tantomeno Wanda, sanno rispondere. Arthur, il vicino, comincia ad arrabbiarsi e a sbattere i pugni sul tavolo alle mancate risposte, e i due si guardano con fare confuso. Già da questo, ma in generale un po' da tutto il trailer, riusciamo a capire a grandi linee quale sarà la trama di WandaVision. È evidente per l'appunto, come vedremo anche più avanti, che tutta questa non è la realtà, ma è soltanto una visione, una realtà parallela, distorta di quello che sta accadendo. Ed è una visione probabilmente creata dalla stessa Wanda. Non sappiamo se in maniera cosciente o incosciente. Probabilmente lei non è riuscita ad accettare la morte di Visione, il che l'ha portata un po' a perdere la testa e a creare questa realtà dove loro due vivono insieme facendo la classica vita da coppia americana. E il fatto che tutto sia basato sulle sitcom, appunto, non è un caso, perché la sitcom come genere televisivo è in generale quello di più incentrato sulla famiglia, che al meglio rappresenta la classica famigliola contenta e felice, sì, con i suoi problemi, ma che alla fine si risolvono sempre per il meglio. C'è da chiedersi perché Wanda conosca così bene le sitcom americane, voglio dire, quando caspita le ha guardate, che per metà della sua vita è stata in prigione nei paesi baltici e poi ci ha avuto 10 minuti in America prima che tutto quanto andasse a sfacelo. Però, come dicevo, appunto, il grande dubbio è: Wanda è cosciente del fatto che quella in cui sta vivendo sia tutta un'illusione o per lei è tutto reale? Perché il trailer in realtà ci porta in entrambe le direzioni.
Nelle scene appena viste, infatti, Wanda sembra confusa tanto quanto Visione nel rendersi conto di non sapere come rispondere. Ma il fatto che Arthur si arrabbi è molto curioso, perché io la interpreto come la coscienza stessa della realtà creata da Wanda che si arrabbia con lei per non aver svolto un buon lavoro. Nel senso che lei avrebbe dovuto creare un background un po' più realistico e ben studiato per riuscire a mantenere questa menzogna, mentre invece non riesce nemmeno a rispondere alle domande più basilari. Ragione per cui Arthur poi si arrabbia, un po' come a dire: che diamine, Wanda, impegnati un po' di più. Ma nel trailer sentiamo anche Wanda ad un certo punto che si chiede proprio: ma sta succedendo tutto per davvero? Mentre la realtà si distorce e cambia attorno a loro, portandoli infatti ad acquisire colore e passare verso un'ambientazione più anni 70. Continuiamo a vedere i due mentre si godono la vita di coppia, ballano e cullano due bambini, due gemellini. Questo dimostrerebbe che i due abbiano avuto dei figli ed in effetti nei fumetti Wanda aveva dei bambini, ma era una storia incasinata perché si scoprivano essere in realtà dei figli creati con dei demoni e poi lei impazziva quando lo scopriva. La storia di Scarlet Witch è un po' fottuta nei fumetti, ma proprio per questo è davvero bella. Io sono incuriosito a vedere cosa faranno nella serie TV. Diamo anche un rapido sguardo a Wanda nel suo costume originale di Scarlet Witch, quello fumettistico, e dopo lo stesso succede con Visione, il quale ad un certo punto comincia ad accorgersi del fatto che tutto quello che sta succedendo attorno a lui e alle loro vite sia un po' sospetto, un po' sus. Si ritrova per strada circondato da bambini durante Halloween, ma sono tutti fermi, come bloccati nel tempo, al che lui prende il volo per poter osservare il tutto al meglio dall'alto. E infatti poco dopo atterra di fianco al personaggio di Catherine Hahn, che a sua volta è come congelata. Visione le tocca la mente per risvegliarla, e lei pensa di essere morta, siccome si ritrova con Visione e sa bene che lui è morto. Tra l'altro ho notato che il trailer italiano in questa scena parla al plurale, lei dice perché voi siete morti, riferendosi sia a Visione che a Wanda, però credo che sia un errore di traduzione, almeno io, siccome la prima volta ho visto il trailer in inglese, io quel you l'ho inteso al singolare, cioè solo tu, Visione, sei morto, anche perché cioè non avrebbe molto senso, cioè Wanda non è morta, e sarebbe strano che la sua stessa mente credesse che Wanda sia morta, quindi credo sia proprio un errore di traduzione. Ed è qui infatti che anche Visione comincia a realizzare cosa sta succedendo, o comunque a sospettarlo. Inoltre vorrei farvi notare che questa versione di Visione è quella pre-morte, per dire così, ovviamente, e quindi lui ha ancora la pietra dell'infinito, ha ancora la pietra della mente. E a me sembra proprio che ne usi il potere nel momento in cui risveglia il personaggio di Catherine Hahn, perché vediamo proprio questo fascio di luce giallognolo. Secondo me è anche per questo che, tra virgolette, Visione riesce a rompere la realtà e far rivelare queste cose alla donna. Perché se ipoteticamente tutto questo mondo non è altro che una proiezione mentale di Wanda, tramite il potere della pietra della mente, Visione riesce ad accedere, per dire così, alla mente di Wanda e a far rivelare ai personaggi, che altro non sono che forse sue creazioni o comunque sono direttamente manipolati dalla sua mente, anche quelle informazioni che magari la stessa Wanda sta cercando di nascondere, volutamente o non. Sta di fatto che il comportamento di Catherine è un po' particolare, è vestita da strega del Mago di Oz e si lascia andare in questa risata sguaiata tipica da strega. Questo potrebbe confermare i rumor sul fatto che lei sia in realtà Agatha Harkness, ovvero una potente strega che aveva fatto anche da mentore a Wanda nei fumetti. Ma una delle scene che più mi ha incuriosito è quella in cui Wanda usa i suoi poteri per manipolare la realtà e cambiare i mobili attorno al salotto. Può sembrare una cosa banale, ma in realtà è molto sospetta come cosa. Molto sus. Perché di nuovo bisogna chiedersi se Wanda sia a conoscenza di quello che sta succedendo oppure no. Lei usa i suoi poteri per cambiare i mobili più vecchi con alcuni più recenti. Purtroppo la scena dura letteralmente un secondo ed è difficile distinguere i dettagli, ma il televisore passa da uno a tubo catodico ad una un po' più piatta tipica dei primi anni 2000. Quindi lei sta cambiando l'epoca della sua casa. Il che dimostrerebbe appunto che sia a conoscenza del fatto che sia tutta una grande visione, sia tutta una grande farsa, anche perché se no sarebbe un po' strano, cioè se tutti quanti vivono negli anni 70 e lei fa diventare la casa 2000, poi non lo so, sarebbe completamente fuori contesto, perché dovrebbe fare questa cosa se non fosse a conoscenza di quello che sta succedendo. Segue una scena molto interessante dove vediamo questa donna scagliata ad alta velocità attraverso un campo per poi bucare la stessa realtà e cadere su un prato dove ci sono dei militari ad aspettarla. Riusciamo anche a dare un'occhiata da vicino alla donna in questione, niente po' di meno che Monica Rambeau. Per chi non se la ricordasse, Monica era la figlia di Maria Rambeau, l'amica e collega pilota di Captain Marvel vista nell'omonimo film. Per appunto avevamo già visto Monica da bambina in Captain Marvel e adesso la rivediamo da adulta in WandaVision.
Per chi non la conoscesse, Monica nei fumetti ha dei poteri molto simili a quelli di Captain Marvel, anzi anche a qualcuno in più perché può teletrasportarsi, e per un certo punto ha anche portato il titolo di Captain Marvel ed è stato a capo dei Vendicatori. Qui non sappiamo se lei abbia già assunto i poteri o se poi sia magari proprio la stessa Scarlet Witch a causarglieli in qualche modo con la propria magia. Anche se da come è stata sbalzata fuori e caduta per terra e si è rialzata come se niente fosse, questo mi porterebbe un po' a pensare che li abbia già i poteri, altrimenti credo che sarebbe stata un po' lì a rantolare, poi non lo so. Ma se questa è Monica, è probabile che i militari visti attorno facciano parte dello SHIELD o, ancora molto più probabilmente, dello SWORD, che è un'associazione di protezione molto simile allo SHIELD. Diciamo che SHIELD opera sulla Terra, SWORD nello spazio. E dopo questo vediamo di nuovo Wanda e Visione che, nella loro versione degli anni 50, si siedono felici sul divano e guardano verso la telecamera mentre scherzano sull'essere una coppia molto insolita. Ora, ci sono un sacco di cose su cui discutere, anche perché io ho già un sacco di teorie su quello che sta succedendo in questi minuto e mezzo di trailer. Ho parlato finora di come si trattasse probabilmente di una visione, di una realtà parallela creata nella mente di Wanda, ma comincio a credere che non sia proprio questo il caso. Più che altro, la scena dove vediamo Monica volare attraverso un campo di giorno, attraversare questa specie di parete illusoria, bucare la stessa realtà e poi sbucare nella realtà di notte, è parecchio importante secondo me. Perché dimostra che quella di Wanda non è solo una visione mentale, non è qualcosa che sta succedendo nella sua testa o qualcosa di molto localizzato, ma è una visione che è fisicamente presente nel mondo. Credo che Wanda abbia preso l'intera cittadina di Westview, che a questo punto deve esistere realmente sulla Terra, e l'abbia rinchiusa in questa specie di bolla dove la realtà è manipolata e sotto il suo controllo. Questo spiegherebbe come mai quando Monica viene cacciata fuori possiamo vedere chiaramente che la zona sia stata circondata da un perimetro militare, perché lo SHIELD o lo SWORD, chiunque dei due sia, probabilmente ha circondato questa cittadina ormai rinchiusa nella bolla mentale, nell'illusione di Wanda, e la sta tenendo sotto controllo. Questa teoria è avvalorata anche da un altro micro dettaglio. All'inizio del trailer possiamo vedere Visione che tiene in mano un giornale. Il quotidiano riporta in prima pagina una notizia all'apparenza insignificante, parla delle prime parole pronunciate da una bambina che hanno reso contenta la madre. Ma il fatto che in prima pagina ci sia una notizia così insignificante dimostra che non ci sono notizie più importanti da riportare. Questo perché la città è rinchiusa in questa bolla, dove ovviamente ha tagliato tutti i ponti con l'esterno, quindi non è che arrivano notizie dall'esterno, ma soprattutto dove la realtà è così perfetta, tutti quanti sono così perfetti, non esiste la criminalità, non esiste niente di negativo, al punto che non c'è niente di importante da riportare sul giornale, ma la cosa più importante sono le prime parole di un bambino. Inoltre, le scene in cui Wanda cambia la realtà attorno a lei, avanzando d'epoca, credo che siano i suoi reset. Cosa intendo dire? Wanda sta cercando di creare questa realtà perfetta dove lei riesce ad avere una vita perfetta con Visione, ma spesso le cose sfuggono dal suo controllo e probabilmente gli abitanti della città si accorgono della cosa. Dunque lei ogni volta riparte da capo, in una nuova epoca, resetta tutto quanto, fa avanzare tutta la cittadina cambiando l'aspetto dell'epoca, passa che ne so dagli anni 50 agli anni 70 e ricomincia da capo cercando di non commettere gli stessi errori. Una specie di giorno della marmotta però molto molto più creepy, per quanto già il giorno della marmotta fosse creepy di suo. Monica Rambeau probabilmente sta cercando di penetrare questa bolla per salvare sia gli abitanti, ma soprattutto Visione. Vabbè, Visione probabilmente non c'è perché ormai è soltanto frutto della sua mente, ma soprattutto Wanda. Ma Wanda si sta ribellando, infatti quando vediamo Monica scagliata via si possono intravedere delle saette rosse, tipiche della magia di Wanda, che vuol dire che l'ha attaccata. Per quel che mi riguarda per ora ci è abbastanza impossibile definire se Wanda agisce di sua spontanea volontà o se anche lei è caduta preda di questa grande illusione che ha creato. Io punterei più verso la seconda, o per meglio dire, credo che sia ad una parte in mezzo da qualche parte e credo che ci sia qualcun altro che stia influendo negativamente su di lei. E infatti secondo me il personaggio di Catherine, ovvero la vicina rompicoglioni, sarà il vero antagonista della serie. Anche perché a lei la vediamo in tutte le epoche. La vediamo negli anni 50, la vediamo negli anni 70, la vediamo anche in epoca più moderna. Quindi vuol dire che segue il corso insieme a tutti gli altri personaggi. E potrebbe questa regola valere per tutti? Nel senso che probabilmente Wanda prende la sua cittadina e i suoi abitanti e cambia epoca, però loro non invecchiano perché tutta questa cosa sta succedendo in tempo reale. Però, appunto, come spiegavo, anche per il dettaglio della strega del mago di Oz, quel personaggio è un po' sospetto. È un po' sus. Scusate, la smetto, giuro.
Tra l'altro anche il nome stesso della serie è geniale, perché non credo indichi soltanto i nomi dei due protagonisti, ma è un gioco di parole che potrebbe significare la visione di Wanda, come se si fossero dimenticati un genitivo sassone in mezzo. Sta di fatto che gli eventi di questa serie palesemente ci porteranno verso il sequel di Doctor Strange, ovvero Multiverse of Madness, dove sappiamo già che Wanda giocherà un ruolo chiave. Credo che alla fine di questa serie Wanda si renderà conto di aver vissuto in questa bolla immaginaria, si renderà conto che in realtà Vision è morto, cioè cosa che già sa ma che cercava di dimenticare, che cercava di cambiare, e successivamente impazzirà. E poi appunto la ritroveremo in Multiverse of Madness, che farà un po' di casini. Ma non solo, perché il fatto che ci sia Monica Rambeau, il fatto che molto probabilmente secondo me ci sarà lo S.W.O.R.D., secondo me si andrà a collegare anche a quello che succederà in Captain Marvel 2, che anche quello deve arrivare non mi ricordo quando. Ed è dunque molto interessante notare come questa serie sembra star costruendo verso il futuro dell'MCU, e c'è da chiedersi a quale livello, perché trattandosi di una serie TV c'è sempre quel dubbio, ovvero il quanto possono mettere di storia, di trama importante nel macrocosmo dell'MCU all'interno di una serie TV che non tutti magari andranno a vedere. Ma secondo me la risposta è tanto, perché la Disney abbiamo già visto fare questa cosa con Star Wars. Prendiamo The Mandalorian, ora senza fare spoiler, in Mandalorian ci sono molti elementi, succedono molte cose che sono state introdotte largamente nelle serie animate, come possono essere The Clone Wars e Rebels. Quindi la Disney non si fa alcun tipo di problema a ricollegarsi anche in maniera molto diretta, molto importante, a degli avvenimenti successi non nei film usciti al cinema, ma nelle serie TV. Comunque sia, io non vedo l'ora che esca questa serie, perché in assoluto era quella che mi interessava di più, semplicemente anche proprio dal concept, e ora che ho visto il trailer, ora che abbiamo anche un'infarinatura di quello che succederà, mi attira davvero davvero tantissimo, soprattutto perché sono curioso di vedere come si svolgerà la trama e soprattutto di come tutto ciò andrà a collegarsi con i successivi film degli Avengers. Vabbè, ho detto Avengers, però intendevo ovviamente l'MCU. Ragazzi, direi che per ora è tutto. Un trailer molto molto interessante che mi ha dato un po' da ragionare sopra, e sono contento perché non avete idea di quanto mi mancasse fare teorie sui trailer. Perché anche tipo il trailer di The Mandalorian, molto carino, ma non mi ha dato così tanto materiale. Questo invece sì, e quindi grazie. Io ovviamente vi invito a dirmi la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questo video, oltre al fatto che ho una fotografia di merda perché sono tipo le 5 del pomeriggio, ormai siamo in autunno, fuori fa freddo, è tutto buio, schifoso, grigio e non ho voglia di tirare fuori le luci, ma soprattutto ditemi cosa ne pensate di questo trailer, vi è piaciuto, no? Aspettate questa nuova serie, siete più interessati alle altre serie della Disney Marvel, oppure non ve ne frega assolutamente nulla, avete delle vostre teorie, fatemi sapere tutto nei commenti. Io come al solito vi rinnovo l'appuntamento a lunedì sera su Twitch per la successiva puntata del Late Nerd Show, dove andremo a parlare delle notizie nerd della settimana e tante altre cose belle, e direi che per ora da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!